Buonasera, oggi vi portiamo in un nuovo quartiere e siamo in un quartiere tra Viale Sarca e Fulvio Testi. Ha quattro entrate, due entrate da Viale Sarca e due entrate da Fulvio Testi. Questo è un quartiere famoso per presenza imponente di delinquenza per una parte con spacciatori di droga. È un quartiere che ha fatto storia, ci sono stati blitz enormi della polizia, articoli enormi nel 2010 del Corriere della Sera dove si erano mobilitati tutti e siamo venuti a vedere com'è la situazione, visto che si era mobilitato Aler, Regione Lombardia, per risolvere i problemi dopo la denuncia del Corriere della Sera. Invece vediamo che la situazione purtroppo non è delle migliori. Queste sono le cantine, state vedendo le cantine di un'ala di questo quartiere, sono cantine divelte, vedrete situazioni anche di abbandono di materiali, come in quasi tutte le cantine che purtroppo siamo andati a visitare fino ad oggi. E dentro queste cantine abbiamo trovato da motori che non sappiamo se sono rubati o meno, ma molto anche importanti all'interno delle cantine, tutte le porte semidivelte e vedrete che abbiamo trovato le stanzette, una stanza organizzata per abitarci. E in queste caseggiato abbiamo una presenza ancora di occupanti delinquenti, ci sono anche gli occupanti per disperazione, ci tengo sempre a precisarlo, e che purtroppo continuano a comandare dentro questo cortile. State vedendo che in questo momento vedete che ci sono moto smontate, quindi la cantina usate come officina per montare e smontare moto rubate. State vedendo il motore di una barca, un ascensore completamente morto, questo ascensore non esiste, le moto che dicevo le state vedendo. Vedete, ben organizzata, strutturata con tanto di comodino. Qui una volta c'era un custode che fu messo nel 2010 dopo la denuncia del Corriere e hanno addirittura speso i soldi per sistemare la casa del custode che teoricamente doveva stare lì giorno e di notte proprio per governare il cortile, proprio per fare in modo che le situazioni venissero messe sotto controllo. Vedete questo enorme piazzale che doveva servire, doveva essere il luogo di sociale, di incontro tra i cittadini, di gioco per i bambini, abbandonato a se stesso, trasformato in un parcheggio abusivo dai tanti che da questa parte, ecco, questa è la casa del custode che fu fatta e poi fu mandato via il custode e chiusa la casa ed è rimasta vuota. Vedete la situazione, questi sono i civici, appartamenti chiusi. Questo è un altro enorme spazio bellissimo che potrebbe servire ad associazioni per mettere in piedi iniziative, per tirare dentro i bambini, potrebbero essere usate per attività importanti sociali, invece abbandonato e vandalizzato, moto monnezza, moto abbandonate senza targhe, spesso rubate. Questo è l'accesso ai box, perché in questo caseggiato ci sono i box, avete visto lo stato. Questi box furono chiusi perché erano diventati luogo di spaccio indisturbato, ma non si è poi fatto più niente. Adesso andiamo a vedere il lato opposto di quello che abbiamo visto oggi. Sono altre due scale che si entra da Viale Sarca. Vedete che le cantine, ancorché brutte perché belle non sono, sono pulite, ordinate, tutte regolarmente chiuse, nessuna porta è diverta. C'è qualcuno che le pulisce pure. Siamo sempre nello stesso caseggiato. E
qui cominciamo a vedere l'andone di queste scale. Devo dire che qui, come vedete, sembrerebbe che abbiamo cambiato quartiere, no? Il quartiere è lo stesso, sono nello stesso ambiente che avete visto, poi ci sono queste due scale, questi due andoni, come vedete, puliti, ordinati, quello che vedrete dopo è ancora più bello. Qui i cittadini per bene si sono organizzati, hanno fatto un piccolo comitato tra di loro e sono riusciti a imporre ad Haller di venire a fare i lavori di messa in ordine. Loro si curano le piante, loro si curano assieme agli addetti che ha all'azienda regionale Lombarda ha messo le pulizie, ma rimane una domanda. È possibile a Milano che nello stesso cortile avere l'ordine che state vedendo e il disastro che avete visto? È possibile che Regione Lombardia, che è padrona dell'azienda regionale Lombarda, non spinga e imponga alla sua azienda di mettere ordine anche nelle altre scale, di cacciare via i delinquenti dalle altre scale, di fare in modo che tutti i cittadini per bene possano vivere con dignità come avete visto in questi ambienti? La dignità e il rispetto delle persone per un ente pubblico come la Regione Lombardia dovrebbe essere il suo pallino quotidiano. Invece la Lega pensa solo a raccontare chiacchiere e fare cattivismo contro gli extracomunitari. Mi dimenticavo di dirvi, i delinquenti in questo caseggiato sono tutti italiani.